Ci troviamo qui a Teano in questa strada Rio Persico che oramai sono 2 mesi completamente bloccata, come possiamo vedere, per dei lavori di ristrutturazione, che da circa un mese invece la sovrintendenza è bloccata i lavori e non si riesce a trovare una soluzione. Le abitazioni che si trovano qui vivono grande disagio, non solo per l'esplosione della fogna che è andata anche ad incidere nella loro abitazione causando molti danni, ma questa strada blocca l'accesso all'Appia, quindi verso località del Mare, Cellole, Sessa Aurunca, Francolise, la frazione San Marco, un noto centro commerciale che per poter raggiungere queste località bisogna fare un giro piuttosto lungo. Ma proseguiamo un poco, vediamo un po' le condizioni di questa strada facendo attenzione. Ripeto, 2 mesi, oltre 2 mesi, che questa strada, attenzione, questa strada è bloccata l'accesso alle auto, e stesso le persone che vi abitano hanno difficoltà ad accedere anche con le proprie automobili. Chi abita più in fondo, ecco, l'abitazione qui, si oltrepassa le transenne che ci sono e può raggiungere l'abitazione, ma le altre case che si trovano più in basso, più giù, devono fare un giro enorme per poter raggiungere la propria casa. Più di 2 mesi di disagi, come possiamo vedere i lavori stanno in completo, non dico abbandono perché si viene a lavorare, ma si sta proprio lavorando e i lavori stanno ancora quasi all'inizio, sembra, quindi veramente le difficoltà e le previsioni di una conclusione di questi lavori non si sa quando ci saranno. Come vedete la strada prosegue ma è tutto bloccato, quindi speriamo che almeno dopo le festività natalizie si possa arrivare alla conclusione di quest'annoso problema e si possa finalmente riprendere il percorso con le auto questo Rio Persico.